Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a fare la sostituzione della batteria su un Motorola E40. Sul canale trovate la playlist dove troverete di questo telefono anche la sostituzione del modulo USB, dello speaker e del touch display. Quindi se possedete questo telefono salvatevi la playlist, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video. Inoltre seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook, li trovate in descrizione, e anche sul canale Telegram dove trovate offerte su molti prodotti. Come vedete questo telefono ha il vetro spaccato perché il video fa parte appunto della sostituzione anche del touch display. Comunque a noi ci interesserà solamente la batteria in questo momento. La prima cosa che dovremo fare è andare a togliere lo slot della scheda SIM e della scheda microSD. Non ci sarà bisogno di scollare nulla, quindi la cover è chiusa d'incastro e basterà prendere dei plettri in plastica che vi lascio in descrizione insieme a tutto quello che andrò ad usare nel video per fare il lavoro. Quindi anche lo sciogli biadesivo e la batteria nuova, le pinze eccetera. Prima di aprirlo, come avete visto con il plettro, ho fatto leva sulla parte perimetrale del telefono. Ci sono degli incastri che andranno staccati, quindi cercate di avere un po' di pazienza mentre fate questa operazione. Non aprite subito il telefono, in quanto dove c'è la M praticamente è presente il sensore delle impronte digitali, che è tenuto all'interno da un cavetto flat attaccato alla scheda madre. Quindi se andate ad aprirlo potreste strappare il cavetto flat e quindi danneggiare il sensore delle impronte digitali. Date una scaldata per poterlo staccare dalla cover e poi andate a premere con un dito. Vedrete che il sensore si staccherà facilmente e anche il biadesivo che si trova al di sotto del sensore non si dovrebbe deformare, quindi poi andrete a riattaccarlo direttamente sul biadesivo che era presente all'inizio. Se vi si dovesse staccare, comunque potrete mettere una colla B7000 o un altro biadesivo. Ve li lascio entrambi in descrizione. Una volta fatto questo dovremo andare a togliere la copertura che si trova sulla scheda madre, quindi andremo a togliere le viti che tengono la copertura fissata al frame. Le viti sono tutte uguali, quindi potrete anche mischiarle senza paura poi di non ritrovare le posizioni giuste nelle quali sono state tolte. Adesso sto velocizzando, però ve le sto lasciando in ordine in modo tale che possiate vedere tutte le viti. Una sarà nascosta da un adesivo bianco, quindi dovrete toglierla altrimenti la protezione non si staccherà. Facendo leva con il plettro in plastica andiamo ad alzarla un po'. Fate leva sulla parte destra in modo da non andare vicino agli attacchi dei cavetti flat e delle fotocamere. Questa è la copertura della scheda madre e ora che sono liberi i cavetti flat, possiamo staccare sia il sensore delle impronte digitali, più che altro per comodità, e poi andiamo a staccare il cavetto della batteria. Come vedete nel video non ci sono più scheda madre e modulo USB, ma questo perché il video faceva parte di un video dove andavo a praticamente togliere tutti i componenti. Però voi fate conto come se ci fossero ancora sia la scheda madre e sia il modulo USB. Adesso, aiutandoci con l'isesamo, andiamo a fare leva sotto la batteria. Chiaramente cerchiamo di non deformarla, perché se si spacca potrebbe essere anche pericolosa per la pelle.
Come vedete mi sto aiutando anche con una raschietta in plastica. Tenete conto che sotto c'è un cavetto flat, quindi non ne forzate troppo. Se vedete che la batteria non viene via da sola, vi lascio in descrizione lo sciogli biadesivo che potrete mettere al di sotto della batteria in modo tale che si tolga subito. Se usate lo sciogli colla, chiaramente poi dovrete asciugare tutto, mettere un nuovo biadesivo. In questo caso non l'ho dovuto fare perché il biadesivo che c'era teneva ancora bene, quindi ho riutilizzato lo stesso biadesivo che c'era all'inizio. Una volta rimessa la nuova batteria, riattaccati i cavetti flat sia della batteria che del sensore delle impronte digitali, andiamo a rimettere tutte le viti sulla copertura della scheda madre, diamo una pulita ai vetri delle fotocamere, andiamo a riattaccare il sensore delle impronte digitali orientandoci con la M che si trova all'esterno, cercando di metterla più dritta possibile. Andiamo a richiudere facendo forza lungo il perimetro della scocca. Sentirete dei click. Una volta che è tutta allineata, andiamo a rimettere lo slot della scheda SIM e accendiamo il telefono. Chiaramente se la batteria è nuova fate dei cicli di ricarica almeno i primi 5-6, non mandando la batteria sotto il 20%. Cercate di caricare anche più di un'ora superato il 100% con il telefono spento, in modo da avere una inizializzazione ottimale della batteria e poi potrete utilizzarla normalmente. Tutto quello che vi ho detto, come vi ricordo, lo lascio in descrizione. Se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti. Se il video vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui nuovi video. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.